Buon pomeriggio a tutti. Oggi Buon parliamo pomeriggio. di libri con un ospite che è venuto a trovarmi, è stato gentilissimo, è disponibile e questo pomeriggio, questo tardo pomeriggio, ci parlerà un po' delle sue esperienze come autore, ma anche di un libro in particolare che ha scritto. Adesso lascio che sia lui a fare insomma, a presentarsi e a Oh. raccontarsi. Ciao, ciao, grazie per questa possibilità. Buonasera a tutti quanti. Eccoci qui, eccoci qui. Come potete vedere dalla barba bianca, non sono proprio quel ragazzino esordiente. Ormai da un anno, da novembre 2021, più di un anno in verità, il mio caro editore ha voluto pubblicare il primo volume di questa mia nuova avventura e siamo felici perché stiamo avendo dei piccoli, per carità, riscontri, tutti proporzionati all'entità del progetto e va bene così, è un libro Certo. di fantascienza, ovviamente, è un libro di fantascienza, non potrei scrivere altro, nonostante qualcheduno di tanto in tanto mi suggerisca di fare diversamente, visto che rimaniamo non dico una razza in via di estinzione, ma una riserva protetta, una nicchia della nicchia, ma siamo tenaci e continuiamo a raccontarci, ad ascoltare, a scrivere quello che ci piace. Tutto qui. Esatto. Poi dopo parleremo un po' appunto di cosa vuol dire scrivere di fantascienza oggi nel nostro paese, insomma, magari ci Certo. ritagliamo un minuto per parlare anche di questo. Va Ma bene, va bene. iniziando, non lo so, presentati, fai tu come se fossi qua, come se fossi tra amici. Anzi, Beh, siamo tra amici. sì. Guarda, sinceramente non credevo di voler fare un'altra trilogia, in effetti. Avevo in mente di fare un romanzo diverso. Parlo ovviamente io, dando per scontato che i ragazzi, ragazze e ragazze ci stanno guardando, sappiano che io ho già pubblicato una quadrilogia, Arma Infero, nel 2015, di stampo. Me l'hanno definita un po' fantasy, un po' steampunk, un po' distopica, insomma, un tratto un po' mistico, alla Dune, va, diciamola così, per intenderci. Come simile Dungeon. a, esatto, come stavamo dicendo prima, simile all'universo di Warhammer 40.000, con regni di stampo feudale, battaglie, cavallerie, non ci sono alieni e demoni assedati di sangue, però c'è tanta sana violenza, metallo e cose del genere. Insomma, fatto questo qui, sono riuscito a fare un romanzo cyberpunk, quindi più raffinato, più intimista, diciamolo così, con aspetti più vicini al contemporaneo. E questo terzo tentativo, lo chiamo tentativo perché nonostante, come dire, il progetto sia tutto completo, è uscito soltanto il primo volume al momento, e gli altri sono, come dire, informi, in bozza, cioè sono pensati, sono, si può dire, realizzati, ma vanno ripuliti, adattati e via di seguito. E dicevo, questo mio terzo tentativo è un tributo. Parliamoci chiaro, è un tributo a una mia passione. Io non so se vi stupirà o vi scandalizzerà se siete dei puristi della letteratura, ma la prima vera fonte di ispirazione per me non sono film, non sono fumetti, non sono i classici della fantascienza. Probabilmente quelli che ho letto quando ero più giovane sono rimasti impressi, tipo un imprinting culturale. Magari li cito e li seguo senza neanche rendermene conto. Mi sembra ci sia anche un termine che indica questa mancanza di originalità involontaria, ma chi è che non lo fa, insomma? Esatto. Sono i videogiochi, Ah, semplicemente, proprio ottimo. videogiochi. Non mi guardate adesso così, io sono un pioniere del Commodore 64, di quando, come dire, se uno mantiene una quantità discreta di soddisfazione dell'intrattenimento videoludico, diciamo che la grafica e la realizzazione tecnica era così, l'immaginazione era tutto il resto. Questo per dire che con il Ma guarda, tempo.
Della serie MacWarrior, della serie MacWarrior, della The BattleTech, insomma, ovviamente, come dire, dal PC, dal leggendario, non dico MacWarrior 1, ma dal 2, sono rimasto un fedele guarda, utente. Stavo dando ragione, non ci vedo nulla di male, infatti, perché comunque che siano videogiochi, che siano musica, che sia un gioco di ruolo, un gioco da tavolo, un wargame, è uguale, però basta che ispirino poi la fantasia dell'autore, dell'autrice. Ma c'è, sì. Guarda, io ho messo anche, non me ne voglia, la Fasa, che è l'azienda che produce BattleTech, che non so neanche che fine ha fatto, era stata assimilata alla Wizard of the Coast, mi sembra, poi è intervenuta Microsoft, non so neanche se esiste ancora, devo dire, è proprio retrofuturismo, retro vintage, va, diciamola così. Ho messo anche delle citazioni, e praticamente la storia, sì, penso che si commenti da solo, da MacWarrior, BattleTech, per chi non lo conosce. Sono colonie planetarie, anche quelle soverchiate da una grande crisi che riporta a una sorta di guerra civile endemica, in cui le varie nazioni, potentati, confederazioni e via dicendo, si combattono con dei robottoni alti 20 metri. Ecco qui, robottoni, come lo potrebbe dire un profano, mecca, mec, capito? Quelle, sì, quelle cose. Sì, però, sì, sì, diciamo, termini. Ci capiamo. Certo che ci capiamo, insomma, è l'ABC. Ecco. Comunque, ho voluto fare un romanzo leggero, questa è la premessa, questo voglio dire, non è che ho fatto, come dire, una realizzazione, un tributo da epigono di una cosa che già esiste, insomma, penso che ci sia, non molti tradotti, ma c'è una gran quantità di romanzi della serie BattleTech, per sì, chi è interessato. E tradotti mi sembra uno o due, non hanno avuto l'effetto, non hanno avuto una Black Library che li traducesse in Italia, così come è successo con Warhammer 40.000, si sono fermati. Vabbè, comunque, tolto. Sì, vabbè, sono tentativi, ci sono delle cose che vengono importate, apprezzate, e ci sono quelle cose che invece devono essere per forza andate a ricercare dal patito che va a scavare, che per esempio, pensa a un altro esempio, gli anime, prima ancora che diventassero così popolari nelle piattaforme di streaming, prima me le ricordo, uno se li guardava in giapponese con i sottotitoli in inglese, avevi trovato la cosa, una pepita d'oro. Vabbè, sto diventando patetico questo discorso, da nerd vecchio. Guarda, io non so quanti anni hai, non lo so. 48. No. Ok. Dico la cosa che dico a tutti quelli che vengono qui, perché è la verità, ne dimostrate sempre di meno, perché tutti parlano delle età, ne ho 50, ne ho 45, poi sembra... Lo so, ci piace fare interpretare il ruolo del veterano, capito? Ai tempi miei c'erano solo 4 pixel in croce. Vabbè, comunque questo per dirti che il romanzo ha avuto come pretesto questo tributo, ho utilizzato nomi a man bassa che non pretendo che nessuno riconosca, però faceva piacere a me. E dopo, come sempre è capitato, come dire, la trama si è scritta un po' da sé. La trama, vabbè, si può vedere in maniera, per chi vuole, più approfondita nelle sinossi sulle varie piattaforme online, Amazon tra i primi. Parla praticamente di una galassia, anche questa collassata, una galassia formata da varie colonie umane, la nostra galassia, perciò una colonizzazione che parte dalla Terra in un remoto futuro tra X anni, collassata sotto una crisi economica, però nessuna catastrofe, nessuna guerra politica, nessun intrigo di palazzo alla Game of Thrones, capito? Proprio una semplicissima crisi economica che manda all'aria tutto quanto, e poi avviene una mezza specie di tsunami spazio-temporale, nel senso che si propagano delle maree gravitazionali e amplificano in maniera ingestibile quelle che sono le differenze nello scorrimento del tempo, gli shift temporali tra un sistema solare e l'altro. Nel contempo, a causa della crisi economica, viene meno l'infrastruttura di sincronizzazione, un nucleo ipertecnologico virtuale di intelligenze artificiali che viaggiano
come dire, nella dimensione quantistica che permetteva di gestire il tutto quanto, questa crolla, insomma, un gran casino. e ti ritrovi con la cosa, come si chiama, con la capitale finanziaria ad essere isolata, e quindi preda di una guerra civile perché è totalmente esclusa dalle rotte commerciali, e invece le periferie operaie che si ritrovano, come dire, impoverite, svuotate dei loro investimenti, che svaniscono e che prendono la via di casa un po' arrabbiate, soprattutto perché queste, come dire, queste orde di persone che vogliono batter cassa, pensate un po' alle, per intenderci, alle persone che facevano la fila in Grecia qualche anno fa, quando hanno rischiato il default, che pretendevano i loro soldi, e quelli gli dicevano che i soldi non c'erano, e non riuscivano neanche a capirlo, perché ho detto, io ho messo i soldi dove sono i soldi, capisci? Immagina una cosa del genere a livello galattico, soltanto che le persone non sono dei vecchini che borbottano o qualcheduno con un sasso, sono degli operai che guidano un Mac alto 20 metri, capisci? È come dire, questo è grave, è più drastica. Sì, 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 sì. Questo per dire che non c'è guerra solita, è quasi una rivolta, un qualche cosa che può ricordare, non lo so, una guerra della miseria, come nei Miserabili di Hugo, capisci? Non ci sono esercito, marce o cose del genere. È gente arrabbiata, e dall'altra parte c'è un sistema che non può rispondere alla loro esigenza, è che nel tentativo di sopravvivere non ha trovato nulla di meglio che eleggere la classica figura centrale, l'uomo forte, il dittatore di romana memoria, che dal suo punto di vista, perché tanto ognuno sta lì a guardare i propri interessi, trasforma quella che era una dittatura temporanea, un commissariamento straordinario, in una dittatura personalistica, e insomma questo è. Te l'ho detto, era partita come una space opera tradizionale, il duca con i cavalieri, capisci, una cosa del genere, invece delle armature, bombe, robot e via dicendo. L'ho fatto questo qua in arma infero, non volevo fare questo, però sulla base del, come dire, del Mac ho cercato di esplorare altro. E, insomma, non so se il risultato è piacevole, però sei riuscito a concludere, dai. Ecco. Ah, perfetto. Gli ho dato un capo e gli ho dato una coda, ecco, tutto qui. Ah, è giusto. Guarda, Michele ci ha detto prima, non so se l'hai letto, ma ci dice che si sente un poco di Metropolis, forse. Dimmi tu se confermi o no. Beh, sì, come implicita crisi, critica, come dire, al sistema capitalistico, sì. Sì, qualcheduno mi era paragonato a 1984 per via delle ambientazioni lugubre, perché ovviamente il racconto non è così lineare come te l'ho detto, se è apparso lineare. Parte in media res, nel senso c'è già il tiranno e tutte le cose vengono fornite a bocconcini per formare tutta l'ambientazione e la storia, come dire, per renderlo meno stucchevole, capisci? Meno didascalica come cosa. Non è che sta leggendo un manuale di storia o un manuale di background di un gioco di ruolo o di un gioco da tavolo. Quello con la cronologia ha senso. Il romanzo, per come la vedo io, insomma, ha altre modalità di espressione, di narrazione. No, ma descrizione, insomma, semplice, stai esponendo il libro, però sicuramente poi dopo il libro la storia si articola in maniera molto più complessa e interessante. Cioè, e ti dicevo, rispondendo alla domanda del ragazzo, che purtroppo scrive troppo piccolo e sul cellulare mi dovrei mettere gli occhiali, leggimele tu per favore. Sì, eccolo qui, adesso l'ho visto e l'ho letto. E, diciamo, nonostante l'approccio sia di muro contro muro, buoni contro cattivi, il punto fondamentale è il fallimento di quello che io chiamo astrocapitalismo. C'è anche, per chi volesse approfondire, un riferimento a quello che è l'economia dei miners e della blockchain, che ho cercato di comprendere io e ho esteso per trasformarla appunto in questa rete di scambi virtuali e finanziari a livello galattico. Te l'ho detto, è stato audace, delle volte pensavo che mi sfuggisse di mano, perché insomma, creare un'economia finanziaria del futuro con competenze che io non ho, perché non sono un esperto di marketing adesso, figuriamoci di quelli ipotetici galattici e tutto il resto, è venuto
Credo sì, ma vanta un minimo di coerenza, insomma, dai, è passabile. Tutto qui. Qual è, dato che mi stai parlando appunto di scrittura, qual è stato secondo te il momento dove ti sei trovato più in difficoltà a scrivere questo romanzo? Difficoltà. Guarda, difficoltà è, non è una difficoltà come dire oggettiva per le tematiche trattate, no, è stato un momento di metodo proprio. A me piace più che a me piace, praticamente so farlo soltanto così, fare l'accumulatore seriale di idee, di appunti, non ti lascio immaginare quanti documenti riempio di cose che sembrano totalmente slegate, e poi spargerle come sul mio tavolo virtuale e aspettare come se la razionalità e la coerenza della storia si faccia da sola, capito? Come un puzzle proprio. E c'è stato un momento in cui veramente non ci riuscivo, avevo messo troppa carne al fuoco per pigrizia, o per chi prova a scrivere sa di quello che parlo, di quando la testa ce l'hai piena di cose, ma ti manco, anche a te, ma anche ho visto che scrivi anche tu, ti manca quel quid per fare il balzo, perché una volta che inizi a scrivere viene tutto facile, ma santo Dio fare quel salto, e questa volta è stato duro. Questa volta è stato duro e la cosa paradossale è che io continuavo giorno dopo giorno ad accumulare, capisci? Perciò questa mi piace, la segno, questa mi piace, la segno, questo potrei farlo, la segno. Poi ti immagini, era il periodo del primo lockdown, del Covid, insomma stavamo tutti quanti un po'... Dio santo, è stato fermo un anno al punto che pensavo di buttare tutto. Di buttare tutto quanto e ricominciare, capisci? Perché delle volte sembrava una sciocchezza, delle volte sembrava troppo bellicista, delle volte, ed è un problema che magari può capitare dopo che hai scritto altre cose, delle volte ti sembrava soltanto la riedizione, la copia venuta male o rimasticata di quello che avevi già detto. Insomma, era un periodo in cui mi piaceva autosabotarmi, ecco, dai, diciamola così. Penso che capiti. Amano autosabotarsi un po'. Sì, come no, è un gusto particolarissimo proprio nel farlo. Sì. Ci vuole, bisogna essere un poco masochisti, poco per fare gli scrittori. Guarda, masochisti e ci vuole quel po' di incoscienza. Devi sfruttare quel giorno, e capita a tutti, che ti senti Hemingway, capito? Ti svegli e dici, santo Dio, domani prenderò il Nobel. Bravo, non lo prenderai mai. Però sfrutta quel momento per aprire quel maledetto computer e cominciare. Cioè, esatto. Se questo può essere un consiglio, capito? Perché se uno dice, no, adesso aspetto, mi verrà quel riconoscimento, vedo che dico una cavolata, quella casa editrice, aspetto quell'altro, galleggerai in questa palude e poi, non lo so, almeno così è capitato a me, capito? Esperienza personale, poi magari, tanto Dio, il 90% degli aspiranti hanno un ego grosso come un condominio e non hanno mai avuto e non avranno mai di questi problemi, capisci? Certo. Questo. Quindi tu hai fatto una scaletta prima, cioè tu sei uno scrittore che fa la scaletta oppure appunto, come mi stai dicendo, accumula e poi la forma, la storia si crea un po' nella tua testa? Guarda, io so che sei una patita di Warhammer, perciò ti faccio questa metafora. Io ho fatto il mio sinistro pentacolo per terra, ecco, quella è la mia scaletta. Butto sopra le frattaglie dei miei animali sacrificali e poi evoco quello che deve uscire fuori. Te lo dico proprio nella... Guarda, ti faccio un esempio, no? Adesso è materia un po'... Io all'inizio di questo romanzo, di Armilla Meccanica, una cosa stupefacente, che ho avuto un certo riscontro da persone che dicono che bello, uno scrittore... Ho parlato di queer, praticamente di transgender, ho immaginato che la capitale finanziaria, la Metro Bubble, fosse così avanti, capisci? Così raffinata, così liberal, quella bellezza che viene da una tranquillità economica che non si è mai vista, senza povertà, che avevano provato a trascendere l'esistenza economica, sociale dell'uomo e anche la divisione in famiglie che, secondo alcuni, è il tassello fondamentale della società, soprattutto economica, dell'uomo. Cioè negare la famiglia, negare il proprio genere, arrivare addirittura a modificare il proprio codice genetico
per diventare tutti quanti creature transessuali. Pensa un po' te, adesso potete credermi, io ho pensato a questa cosa come, come dire, come un ornamento, non come il centro della trama. Così come ha fatto per esempio Ursula Le Guin nella mano sinistra del buio delle tenebre, dipende dalla traduzione che leggete, in cui c'è un popolo di coloni che lì sono però, mi sembra, ermafroditi, possono scegliere il sesso. Qui invece praticamente sono proprio transgender, come dire, possono essere entrambi, capisci? Però è lasciato proprio così, volutamente sul vago, perché è un campo minato in cui tra orientamento del genere, identità del genere, certo, sesso biologico, insomma, certo, come tocchi un nervo scoperto. Ma io l'avevo messo, te lo posso dire, proprio in maniera così anche superficiale, come qualche cosa mi è venuta da sola e si è sviluppata l'intera trama del pianeta da sola, perché aveva coerenza, si è legata bene ai miei appunti, mi è piaciuto ed è venuto fuori, e ti dirò, alla fine sono uscite fuori proprio delle sottotrame che hanno fatto quasi a gomitata con quella principale, da un nulla, da un particolare, capisci? E difatti a me quando mi dicono no, devi scrivere dove aver fatto tutto lo schema, oddio, il pentacolo, come abbiamo detto, per terra ci vuole, due candeline accese ci vuole, ma se io mi preparo già tutto subito con la con lo schemetto, uno, secondo me si rischia di cedere ai cliché, capisci? Di fare tutte cose già viste, personaggi come si vedono nei film dozzinali americani, no? Il bullo, la bella, l'emancipato, l'eccentrico, ognuno c'ha il suo ruolo. Certo. Ma poi alla fine, se faccio tutto questo prima di iniziare a scrivere, parliamoci chiaro, perché parliamo sempre di un passatempo, ma il divertimento mio dove sta? Io quando inizio a scrivere, io mi diverto, mi sembra, io una definizione che ho letto una volta di chi aveva recensito il Signore degli Anelli, no? Il monumento dei romanzi del grandioso dilettantismo, perché Tolkien è l'esempio lampante di una persona che non segue gli schemi di scrittura creativa, quelli classici, può creare qualche cosa di memorabile, perché lo sappiamo tutti che c'è tre quarti del primo Signore degli Anelli che è Hobbiville, oppure Tom Bombadil, e poi la morte di Sauron in tre parole, capito? È una cosa che fai in una scuola di scrittura creativa, a qualcuno gli prende un ictus se glielo proponi. Eppure guarda cos'è Tolkien adesso, capisci? Per intenderci, tornando al discorso di Tolkien, era bello perché c'era proprio questo recensore o recensrice, non mi ricordo, che diceva quando Frodo esce dalla contea, sembra che persino Tolkien non sappia dove vada a finire la storia. E dà un senso, capisci? Sì, non ci sono riferimenti d'avventura, brava, ma splendida, capito? C'è proprio quel senso di avventura che non è soltanto una questione estetica, dove è ambientata, buoni sentimenti, buoni, cattivi, capito? È proprio avventura nel senso che non so cosa succede e mi piace questa sensazione. Io penso che Tolkien, buon'anima, si sia divertito come tantissimo a scrivere. Forza, perché non puoi creare un universo così vasto se non ti diverti, se... Sì. È una cosa bellissima, insomma, capisci? È divertente. Se io facessi tutto quanto prima, oddio, poi per carità di Dio si ritorna sui propri passi, non sto dicendo che uno butta lì uno schizzo e hai fatto la Cappella Sistina, no, e ritorna e cancella, fai e sistema e incastra. E forza, perché non è che sia proprio... Vabbè, questo qui per dire che no, non sono uno da schema rigido, non sono uno che fa le schede dei personaggi, anzi mi viene l'orticaria solo se lo dico, se ne parlo, ma te l'ho detto, non sto dicendo che questo mio metodo sia quello che produce cose migliori, sto dicendo che se non facesse così non mi divertirei, insomma, certo, in soldoni proprio, certo. Questo è il discorso. Te l'avevo detto che chiacchiero molto, No, ma figurati, anzi, io sono molto contenta di chiacchieri, anche le persone che ci stanno seguendo, intanto saluto tutti, cioè Daniele, Stefano, appunto Michele che è tenuto prima, Nico, aspetta che non ho dimenticato qualcuno. Ciao ragazzi, vi sto facendo sanguinare le orecchie, scusate. Alessandro,
Adesso ti leggo anche qualche commento. Certo. Tipo di Luca che dice: concordo, ma il finale a cui si vuole arrivare dovrebbe essere già noto all'autore oppure no? Esatto, bravo, bravo. Guarda, per quanto riguarda Armilla Meccanica, e sia per esempio con Ambrose, che era più corto, un discorso diverso, era come dire di getto, considera che l'ho scritto penso in 3 settimane, quando per esempio Arma Infero ci ho messo 5 anni, Armilla Meccanica 3 anni, questo per dare la proporzione, non per darmi chissà che merito. Arma Infero 5 anni, Armilla Meccanica 3 anni, Ambrose 3 settimane. Perché dovevo partecipare al premio Urania e tutto il resto, è venuto di getto, è venuto veramente come buttato lì uno schizzo che alla fine dici, ma sì, può andare, e l'abbiamo fatto. Gli altri due invece, c'è da dire che sì, il finale è la cosa che praticamente da cui parto, capisci? Okay. È proprio, okay. Considera che Arma Infero, una frase soltanto, che ti sto dicendo, indovina dove l'ho presa? È una frase che mi è echeggiata nelle orecchie, ma da anni. Avevo, come si chiamava quello della Nintendo? Il Game Boy? No, il DS, quello dei due schermi. Esatto. E c'era un giochino di Warhammer 40.000, brutto, tutto pixelloso e tutto il resto. Ed era uno dei primi giochini doppiati in italiano in cui si sentiva un world bearer, uccidimi se sbaglio, insomma, un marine del caos di quelli rossi, sì. World Eater, scusa, sì, un mangiamondi, esatto, che gridava una cosa. Non te la dico perché, vabbè, posso anche dirlo, non è quello lì. E lui gridava, la morte finalmente. Ma lo sai quando ti resta così? Quella è la fine di Arma Infero. E da quella frase, che adesso detta così decontestualizzata, tornando indietro, sono fioriti 6 milioni di caratteri. Capisci? E poi via di seguito. Stessa identica cosa con Armilla Meccanica. Questo non lo dico perché ancora non è uscito fuori, se no mi viene l'editore, mi morde come una murena sul collo. No, no, però anche lì, lo dico proprio in tutta franchezza, mi ha colpito e ho spudoratamente scopiazzato non il dettaglio, l'impressione che mi ha dato. Ho cercato di ridare la stessa impressione di un finale, di un film trashissimo degli anni Ottanta, capito? Che però mi era piaciuto. Ce l'ho voluto mettere, quindi per rispondere al ragazzo che adesso non vedo, sì, il finale si parte, sì, per me sì. Certo. Vabbè, guarda, come proseguendo la metafora del demone, è come se non evocassi un demone senza conoscere il suo nome. Dai, esatto. Possibile, verrebbe fuori qualche cosa di... Dai. Guarda. No, aspetta, fermi tutti. Chi qua c'è un ciao a tutti e ciao papà. È mio figlio, ciao Cristiano. Fermarci, salutarlo. È mio figlio, che tra l'altro, che tra la buonsangue non mente, facciamo di tutti in bocca al lupo perché sta partecipando al concorso Urania di questa edizione con un romanzo cyberpunk. Non gli ho detto assolutamente nulla, io ho avuto soltanto la colpa o il merito di... E introdurlo alla letteratura di Gibson. Lui ha preso le mie edizioni vecchissime ingellite, se le lette, quando ha finito il romanzo me l'ha detto, e devo dire molto molto originale. Non c'entra niente con la magniloquenza epica che come dire, volendo, connota il mio stile, capito? È proprio una voce tutta sua, spero che vada avanti, anzi sono convinto. Si può dire, no, ancora. Ah sì, il titolo si intitola Ghiaccio su Dirac City. Ok. È una cosa che capisce solo lui perché si sta laureando in fisica, perciò... No, allora vogliamo altro che complimenti. Sì, sono molto orgoglioso, dai, sì. Guarda, sì. A prescindere da come andrà è una bella cosa, gli piace, ci confrontiamo, è bello, dai, è bello. Bello quando però c'è il figlio o la figlia, insomma, che ha una passione in comune, che poi vabbè, ovviamente uno prende la propria strada e... Certo. Ok, però è bello comunque quando i genitori passano... Guarda, è stato sorprendente e bello, sì, devo dire, anche perché io non sono un bravo maestro,
Come vedi, ho una grande logorrea, molta poca pazienza. Quelle giornate in cui dicevamo prima, uno si sente Hemingway, ho un'arroganza che... Perciò non sono un buon maestro. Perciò se tutto quello che ha preso di buono è farina nel sacco suo, giuro. Io te l'ho detto, posso aver magari stimolato... Allego adesso, c'è qualcosa di magico in Darth Vader che saluta suo padre. Questo è carinissimo. Poverino, in effetti un sacco di traumi Darth Vader, perché non... Niente papà, Immacolata Concezione, giusto? Anche Ilaria Stella ti dice grande Fabio. Ciao Ilaria, è la ragazza di mio figlio. Ah, Ho fatto una ok. riunione di famiglia. Siamo qui tutti in famiglia. Alessandro ti dice che se lavori sul light concept. Ah, che cos'è? Perdonami perché io sono... Alessandro, spiegacelo e dici Ai... cosa su concetti, adesso ce lo spiega meglio. Scrivici cosa intendi, che ci Guarda, ragioniamo. posso intendere, mi hanno accusato da ogni dove, insomma, quelle dei 5.000 lettori, magari tre lettori, di usare delle volte un tono un po' pretestuoso e presuntuoso, a filosofeggiare, per intendere. E devo dire che hanno ragione, ricollegandoci a quello che ho detto prima. Perché delle volte mi sarebbe piaciuto, devo dire, in Armi la meccanica ho messo molta più attualità di Arma Infero, inevitabilmente, quello te l'ho detto, è quasi un epic fantasy con baroni e tutto il resto. Lì è più filosofico, nel senso si affrontano delle tematiche morali che... più ampie, tipo lealtà, tradimento, la morte, la guerra, l'inutilità della guerra, perché è un excursus che parte da quello che è una versione idealizzata della cavalleria, passa per la guerra di trincea che crea i veterani, come è successo, i veterani nevrotici, come è successo nella prima guerra mondiale, e finisce nella guerra totale, che è una versione di terza guerra mondiale, perciò un dramma sul dramma. E invece Armi la meccanica è più contemporaneo, te l'ho detto, già soltanto il riferimento che ho fatto prima ai queer, le cose, come si chiama, il comportamento subdolo che hanno determinate, come dire, figure istituzionali nel momento stesso in cui l'entità statale o un'equivalente entità vacilla e non riesce più a tutelare, capito? Quando c'è una deregulation, come si dice, selvaggia, si va incontro, nel mio caso, a quello che è una sanguinosa guerra civile, una ribellione e Certo. via di seguito. Perciò sì, ho scomodato, come dire, non dico i massimi sistemi. Ah, in Arma Infero ho fatto delle belle tirate religiose, anche in Armi la meccanica verranno fuori, però sono più blande, proprio perché volevo rispecchiare in questo pseudo cyberpunk di futuro recente, come dire, una discussione teologica co come può capitare oggigiorno, insomma, meno identitaria, capisci? Molto più razionale, più secolarizzata, cioè nessuno si adonta se tu sei cattolico e qualcheduno ti bestemmia davanti, cioè ti puoi offendere tutto il resto, ma di certo non sfoderi la spada e non chiedi soddisfazione o che si alzi la pira per unire l'eretico, capito? Ringraziamo Dio, cioè non funziona più così, capisci? Solo questo. Se intendeva questo per high concept, Ti ha risposto, eh? Ce non l'abbiamo. l'ho visto, Ce perdonami. l'abbiamo, adesso te lo dico, che è la concettualizzazione senza trama scalettata, cioè un solo concetto base in una frase, tipo in una frase che spiega l'opera. Ah, magnifico, come un intreccio da rivelazione praticamente, non è un qualche cosa che crea tensione e si risolve alla fine, come capita nei polizieschi e nei thriller, ma un qualche cosa, come dire, che viene messa a cuocere ed emerge spontaneamente da solo. O perlomeno dà quell'impressione, nel senso lo scrittore sa cosa vuol fare emergere, però l'impressione è quasi una maieutica, nel senso che il lettore arriva alla conclusione dello scrittore nella convinzione di esserci arrivato da solo. Magari riuscirci, guarda, magari riuscirci. Delle volte mi scopro a dire, ma il discorso che ti facevo prima dei queer, capito?
è venuto fuori un qualche cosa che non era preventivato, per esempio. Certo, a grandi linee posso dire che, per esempio, definisco chi è il buono e chi è il cattivo. Non potresti fare un romanzo, un'avventura, senza aver tirato questa linea in mezzo, capito? Ma poi se la cosa diventa più complessa mi piace. Mi ricordo a tal riguardo che fu Dune, quando lo lessi tanto tempo fa, la prima volta, che fu la prima avventura spaziale in cui io non riuscivo a capire chi fosse il cattivo. Perché se tu guardi bene sono tutti spietati, egoisti, hanno tutti una versione parziale. Cioè l'eroe, il Muad'Dib, è uno che si vanta di aver fatto un genocidio intragalattico, interstellare, capito? Nel nome della Jihad. Se lo dici adesso è un qualche... Sì, sì, sono tutte tematiche molto delicate, certo. Capisci? E lì come fai a dire, no, Paul Atreides è il buono? Al tempo, non, a occhio e croce non sembra, è uno che porta l'acqua al suo mulino, insomma, generalizza e insomma è incredibilmente maturo, perché alla fine lui dà l'impressione di diventare il buono, Paul Atreides, almeno questa è la mia personale opinione, esclusivamente perché alla fine vince, tutto qua. Cioè, se avessi vinto il buon imperatore alla fine... Io sono una grande fan degli Harkonnen, quindi devo star bene zitta e far finta di niente. Ok. Perché sennò comincio a prendermi degli insulti. No, perché assolutamente, soltanto perché sono dei sadici pederasti, no, ma dai, torturatori da far infallire Pol Pot, capito? Io purtroppo mi stanno sfuggendo sì, le osservazioni. Allora, Luca ci sta dicendo, diciamo che nel primo libro era identificarmi come il buono e poi in effetti qua si sta riferendo a Dune. A però Dune, certo, sì, sì. Vado a riprendere il... No, ma io dico anche soltanto, al di là della tematica generale, lì mi ricordo che erano proprio spietati come persone, insomma, sì. Se c'era da morire, esatto, se c'era da ammazzare qualcuno, se c'era da manipolarlo, se c'era... Non ci si faceva scrupoli, insomma, come una realpolitik della space opera, a me non era mai capitato prima ed era sì, wow sì. Che bello, capito? E le Bene Gesserit per me sono esatto. Due che mi esatto le gesuite, che poi Dune io sinceramente non, adesso facendo una piccola digressione, non so ancora come possa andare avanti senza che nessuno la cancel culture l'abbia già sbranato e fatto a brandelli, perché parla di selezione genetica, di divisione in caste, di come dire, di esaltazione del virilismo della cultura pseudo-islamica dei Fremen, Jihad, Mahdi, capisci? Cose che insomma, se le porti da Mentana ti cacciano tematiche del genere. Diciamo, facciamo finta di niente e togliamo questa parte dalla live in post-produzione, la tagliamo. Bravo. Così che nessuno se ne accorge. No, c'è Alessandro che ti dice, questo è poi Leo, comunque da esponente volevo sapere se, che ne pensi, perché Alessandro è anche uno scrittore. Sì. Che mi ha scritto, verrà anche qui tra l'altro a giugno. Bene. Volevo sapere che ne pensi della sci-fi italiana ora come ora. Oddio, che dire, te l'ho detto, siamo quattro gatti, okay. Quattro gatti litigiosi e gelosi, ecco qual è, e l'editoria, mi dispiace dirlo, è anche così, almeno quella è l'impressione che ne ho tratto io, e c'è una grande competizione. Parliamo che è un'opinione, non voglio criticare nessuno, come dire, fatte persone che possono sentirsi toccati da questa storia, è un discorso generalissimo, proprio astratto. E, cioè, mi dà l'impressione come se nell'ansia di trovarsi uno spazio in un ambiente asfittico, risicato, capisci?
il risultato generale non voluto da nessuno, per intenderci, sia un abbassamento dell'asticella, non della qualità, perché parliamo di professionisti che fanno corsi di scrittura, che scrivono benissimo, c'è gente che affronta stili anglosassoni di punteggiatura forsennata, c'è gente invece che fa dei periodi, dei fraseggi lunghissimi alla Dostoevsky, gente che si affaccia, oddio, come si chiama? Forlani, che scrive delle cose che hanno un grandissimo sapore di Warhammer 40.000 con corsari spaziali. Ci sono invece persone che si affacciano al solarpunk, che sarebbe una versione ottimista ecologista del cyberpunk. Insomma, le cose ci sono, però ne perde l'originalità, come dire, metodica della struttura, perché tutti quanti sembrano asserviti a quella che è un'ottica cinematografica, capisci? Del personaggio, della trama muscolare, mi raccomando, fallo corto, quello che dicevamo prima sulla lunghezza, fallo corto se non te se legge nessuno, capito? Ci sono queste cose che non impone nessuno, capisci? È come se uno si va a lamentare della qualità della TV generalista. Non è che c'è l'imperatore del male in Rai o Mediaset che determina quali sono i canoni, capisci? È un andazzo che contempla gusti, mercato, tempistica, fortuna e tutto il resto. Il problema della fantascienza italiana è che, come ti dicevo, piccina. Perciò se una persona entra dentro e vuole riuscire, e le regole sono quelle, capito? Okay. E a me sinceramente non piacciono molto, non senso, non piacciono molto, non è che sto dicendo qui, faccio il discorso, la tirata del no, bisogna puntare alla letterarietà dell'opera, capito? Bisogna puntare a non a consolare il lettore, ma a stimolarlo, insomma. No, sì, assolutamente. Io sto facendo proprio un discorso semplice, dicendo, mi riallaccio a quello che ho detto prima, non mi piace farlo, punto. Okay. E se poi i miei lettori saranno quei 5 poveri cristi che ho detto prima, amen, non contavo di diventare né ricco né famoso quando ho cominciato a fare questo, credo. Guarda, hai detto, tra l'altro, sto vedendo che oltre ovviamente alla trama che ci hai descritto, alle influenze, tutto quanto, ha sollevato molto molto interesse quello che hai detto, la costruzione della trama, come insomma imposti la trama, sì, tanto che Leo ci dice buonasera, partire dal finale serve anche rimanere focalizzati su dove la storia principale vuole andare a parare. Beh, o certo, no? sì, ovviamente. Quindi ci sono molti commenti che parlano appunto di questo. Però ti dirò parlo sempre della mia esperienza, soprattutto quando è capitato, per esempio, con Arma Infero 5 anni, Armilla Meccanica 3 anni, che ci siano degli stravolgimenti in corso d'opera, è pacifico, insomma, è normale, insomma, se uno tenesse le proprie idee ferme a un format che ha fatto 3 anni prima senza neanche un briciolo di dubbio, insomma, oddio, dove sarebbe l'originalità? Insomma, mi verrebbe da avanzare qualche dubbio. No, assolutamente. Stravolgimento no, nel senso, si parte che deve finire così, che il cattivo fugge o viene sconfitto, che le convinzioni del personaggio, se è, come dire, un intreccio di rivelazione, vengono piano piano manipolate e ti ritrovi un personaggio che è totalmente diverso da quello, ok, che poi alla fine l'importante è che sia diverso, non deve essere diverso in un determinato modo, perché il concetto che vuoi trasmettere è che le persone cambiano, capito? Lo chiamano romanzo di formazione. Nel mio caso, in Armilla Meccanica, il protagonista è un vecchio, è un anziano, capito? Sì. Non cogliete il riferimento autobiografico. è un anziano che i casi della vita, che stava già pensando alla pensione, per intenderci, no? Diceva, adesso mi godo tutto il resto, e gli cade, come a tutti quanti, tra capo e collo questa crisi globale, e lui si deve reinventare una vita,
E perciò tutte le sue convinzioni prima, tutti i suoi atteggiamenti, tutti i suoi mindset vengono non stravolti, però sono costretti a cambiare, vengono deformati lentamente, affetti traditi, le circostanze che lo obbligano a fare cose di cui si vergogna, deve diventare un prevaricatore quando era sempre stato una persona volta al compromesso, una personalità bonaria, capito? E, allora, se è il cambiamento, ok, sì, dico sì, se tu stai facendo un romanzo sul cambiamento, che tu non perda mai la bussola nella realizzazione del romanzo, ci sta. Se tu stai facendo un romanzo del cambiamento e decidi che alla fine Tizio deve diventare così, e tu mentre lo scrivi ti rendi conto che potrebbe essere, non dico più bello, ma anche solo più verosimile, che invece di così diventasse cos'ha, chi ti vieta di farlo, insomma? Cioè, se aggiungiamo un'altra puntina al pentacolo fatta a terra, e uff, che cosa uscirà fuori? Magari sarà Belzebù, sarà qualche altra bestia ignobile. Certo. Guarda, qui ti stanno dicendo appunto che Alessandro dice che lui, per quanto riguarda quello che hai detto prima, cioè pochi autori di fantascienza che insomma sono un po', no? che si cozzano un po', lui dice, da vincitore dei premi Urania non ho notato questo veleno nella community, noto una grande coesione nella zona uraniocentrica e strani mondosa sicuramente si sta... Sì, è la fiera strani mondi, che poi alla fine è l'espressione di quello che è, come dire, il nucleo milanese mondatoriano e uranico della fantascienza, che nessuno critica assolutamente e nessuno vuole avere la presunzione di riformare. Io mi riferivo, come dire, a quella galassia che ruota intorno a questo nucleo affermato. Infatti ho detto, sono persone tutte quante formatissime, preparate, tutte persone che fanno la maggior parte, insomma, molti fanno gli editor, sono all'interno della... cioè, sono persone su cui bisogna puntare se vogliamo che la fantascienza italiana esca dal concorso Urania, perché quella alla fine è la pubblicazione, e arrivi a una pubblicazione vera in libreria, perché Urania, che se ne dica, è una rivista d'edicola, capisci? Se vogliamo veramente attirare gli investitori, o dobbiamo aspettare che arrivi un barbaro americano, come ha fatto, come si chiamava, quello di Sky, che ha stravolto il modo di fare televisione, quindi tale Murdoch, mi sembra, una cosa del genere, che calò proprio come una tempesta sull'Italia, che aveva tutti i suoi amici, amichetti, finanziamenti pubblici, e portò professionalità, mezzi busti alla CNN, capito? Non si capì niente a un certo periodo, e tutti quanti a correre questo modello vincente che veniva da oltreoceano. Se avvenisse una cosa del genere nella fantascienza, sì, probabilmente succederebbe, però sarebbe una sconfitta, perché significa che non siamo capaci noi di autoriformarci, insomma, dobbiamo sempre stare lì a guardare con lo sguardo trasognato all'estero, all'esterofilia. Cioè, parliamoci chiaro, io adesso mi scanneranno volendo parlare di autori, che si parli sempre bene, a prescindere, degli autori anglofoni e soprattutto americani, che la fantascienza se la sono inventata, ci sta, per carità. Ci sono delle petecchie inguardabili che vengono ancora illeggibili, che vengono ancora osannate, manco fossero il Levitico nell'Antico Testamento, capito? Però ci sta, per carità, c'è pluralismo e tutto il resto, ma che la gente adesso, in nome di una sterile, proprio cieca esterofilia, soltanto per strizzare l'occhiolino a nuovi mercati, a nuove possibilità editoriali, mi dice che è un capolavoro, Xi Jing, come si chiama quello del problema dei tre corpi? Non so se l'hai mai letto. No. Cioè, è un autore cinese pubblicato, strombazzato da Mondatori, che è, qui lo dico e non lo nego, una schifezza illeggibile. Ma una cosa che, cioè, ti dico soltanto... Allora, gli alieni che per sopravvivere alle interazioni astrali di Alfa Centauri inventano una realtà virtuale che mandano sulla Terra, in cui un complotto per... No, aspetta, poi un combattimento che neanche Jackie Chan, per sottrarre una
un pallone da basket con una bomba atomica dentro, fili monomolecolari o taglienti che tagliano una petroliera nel canale di Panama. Cioè, guarda, verrebbe da usare, come dire, terminologie poco carine, ma proprio una schifezza incredibile che viene osannato soltanto perché è cinese, è ingegnere ed è cinese. E non funziona così, non se va da nessuna parte così. Scusa, ma io la penso... cioè, non si va da nessuna parte così, perché quello obiettivamente è una porcheria, fine della storia. Ok, io capisco che l'editore dice, ma come, ha vinto l'Hugo, mi pare, mi sembra. E quello è tutt'altro discorso. Ha vinto lo Hugo, però ricordiamoci, come mi piace sempre ricordare, che pure i Giallis hanno vinto Sanremo, pure Tiziano Scano ha vinto Sanremo. Cioè, ok, devo commentare? No, insomma, non è che se uno vince un premio al momento, io da qui fino alla fine dei tempi mi devo stare lì inginocchiare a dire che è magnifico. Cioè, è una schifezza inguardabile, però Hugo è cinese. È come se ci guardassimo sgomitando, come se fossimo noi una banda di analfabeti, no? Cioè, presenti ignorantoni di un villaggio con un prelato davanti che parla in latino, spara cose e noi diciamo, oh, non ci capiamo niente, però di sicuro qualche cosa di bello la starà dicendo. Non funziona così. Dai, non funziona, ma non perché sono io, torno a ripetere, c'è uno zoccolo duro di autori tradizionali, tradizionalisti, con una formazione tradizionale e nuove leve, capito? Che possono fare la differenza, però se solo qualcuno, tanto Dio ci crede, capito? Perché non prendiamoci in giro, ci vuole anche un minimo di investimento, di rischio imprenditoriale, cioè ci vuole qualcuno che metta sti benedetti soldi e quando esce fuori un libro buono, che nel piccolo microcosmo della fantascienza magari ha avuto un riscontro, arriva l'investitore e dice va bene, investo un tot, ma non è che faccio 3 copie e le metto in edicola. Ne faccio un po' di più e faccio un minimo di promozione. Un minimo di promozione che però non fa soltanto l'occhiolino ai soliti bibliomani collezionisti che davanti a cui pure io sembro un ragazzino, capisci? Devi incominciare a utilizzare strategie come fai tu. Vedi, quello che dicevamo prima, è una cosa complicata la lore, il background di Warhammer 40.000. E io mi invento, le spiegazioni smart... Capito? Per attirare persone. Non è che devi spiegare tutto tu, devi invogliare, però questo non è il lavoro mio, questa è promozione. Io mi posso limitare soltanto a credere in quello che faccio e a credere in quello che la lingua italiana, la tradizione letteraria italiana, anche quella fantastica, senza scomodare Ippolito Nievo, insomma, potrebbe fare, può fare. Ma in questa maniera no, insomma. Cioè, Guarda, mi hai detto una cosa, a parte che abbiamo il commento della live, che è Fabio tocca pianissimo. Te l'ho detto che quando... che sono stata qui a trattenermi, però era molto molto bella. Però mi hai sollevato una questione che avevo sollevato a una presentazione a Milano, dove avevo detto, e mi ero un po' scagliata addosso le critiche delle persone presenti, che l'autore... ora deve essere anche un po', deve farsi promozione, cioè deve essere anche un po' il primo promoter di se stesso. Non basta più che l'autore oggi sia solo lo scrittore che scrive e poi consegna. Adesso, oggi, soprattutto complici i vari fattori, appunto, i social e tutta quella roba lì che sappiamo tutti bene, l'autore deve imparare a essere, a promuoversi. Certo. Cioè, è brutto dire a vendere il proprio prodotto, perché poi no, ma è vero, verissimo. Parli di quello che fai con amore nel senso con passione, un po' come stai facendo tu oggi. Oggi in effetti possiamo dire che stiamo promuovendo il tuo libro, ma c'è promozione. Il modo in cui tu lo stai facendo oggi fa conoscere molto di quello che hai scritto, del tuo modo di rapportarti alla scrittura e anche di te come autore. Quindi, insomma, non è che sempre la promozione è solo il compra il mio libro è bello. C'è tutta Assolutamente, non è quello lì. Guarda, a me, per quanto mi riguarda, l'esperienza della mia promozione, se è questo che
che mi volevi chiedere. Ti dico proprio tranquillamente che io non avevo un'esistenza social prima di aver pubblicato il mio primo romanzo. Non ne sentivo proprio il bisogno, insomma, e io ho fatto i miei profili Facebook e Instagram, poi non è che sia così presente, sono tendenzialmente volti alla promozione di quello che faccio, a parlare, o sempre nell'ambito letterario, ogni tanto metto qualche cosetta di vita privata, però capisci, è nato tutto da lì. Certo, io sempre, per carità di Dio, allora, per farti conoscere e andare avanti, prima cosa ti ci vuole dedizione, costanza, abbiamo parlato prima, abbiamo detto ci vuole anche un po' di autostima, insomma, di sano orgoglio per tenere duro, ci vuole, d'altra parte ci vuole umiltà per non smettere mai di migliorare, di approfondire e via di seguito. Non devi essere mai... Quella sete non deve essere mai soddisfatta, non deve essere mai spenta, non deve mai essere sazio. Ti devi mettere mai davanti allo specchio e dire mamma mia quanto sono bravo. Se lo fai, tesoro mio, sei a tre passi dalla mitomania, presumo, una cosa del genere. Sì. E per carità, ti serve la gente, ti serve un buon editor, ti serve tutto quanto, non sto negando quello lì. Però non esiste una regola del successo, una formula magica. È un mare insidioso pieno di squali o piragni approfittatori, da quelli che ti vendono le recensioni a quelli che ti vendono i like. Con te penso che sfondo una porta aperta, capisci? Cioè, proprio parassiti senza un briciolo di dignità, secondo me. Fermo restando che poi l'ultima cosa, la cosa più importante è sempre il libro, perché alla fine è la storia che parla, che l'autore sia sui social o non sui social, alla fine della fiera chi se ne frega, l'importante è che la storia arrivi. Anche quello è relativo, perché si collegherebbe in ogni caso a una cosa, come si chiama, a una valutazione oggettiva del valore dell'opera, che è quello che in un modo o nell'altro le scuole di scrittura e creativa cercano, nel loro pieno interesse, di vendere, come per dire, se scrivi così scriverai una cosa bella. No. Abbiamo fatto l'esempio di Tolkien, no? Il supremo dilettante. Lui, in termini tecnici, ha fatto una schifezza, ci sono suddivisioni dei tempi tremendi, la connotazione dei personaggi, cioè uno arriva al Ritorno del Re che non sa manco come è fatto Aragorn un altro po', lui ha detto ha un aspetto solenne e regale, punto, cioè capisci, per dire una cosa non aiuta rispetto al canone che adesso viene propalato, viene propinato, come te l'ho detto, come l'elisir del successo. E no, non funziona così. Io difatti, se posso consigliare qualche cosa, se la mia piccola esperienza vale qualche cosa, è proprio quello là. Fai quello che sai fare, scrivi quello che devi dire, non perché devi dire qualche cosa per forza, capito? E poi proponiti all'esperto del settore. E devo dire che qui posso aggiungere un commento con una punta di amarezza: io ci ho provato 7 anni ormai, no, quasi 8, ed è una sfilza di muri di tutti i materiali, muri di gomma, muri di vetro, muri di pietra, ma sempre testate ho dato. E perciò a me l'unica cosa che mi è rimasta da fare e che continuo a fare è, come dire, sobillare la base, capito? Io sono quello che invece di salire su un palco esce fuori e dà i volantini ai passanti, come dire, una pesca con una rete, spero di stimolare la cosa, come si chiama, un interesse, non dico diffuso, ma un interesse. Ma a me veramente piace già quando una persona ti viene lì e ti dice che bello, ma in maniera sincera, perché questo è tutt'altro discorso. Insomma, ragazzi, se siete degli esordienti, ma devo dire anche se siete dei professionisti, e con professionisti dico pseudo professionisti, perché professionisti, scrittori professionisti in Italia penso che ce ne stanno veramente pochi, e stanno tutti nel gota del mainstream, non certo nella fantascienza. Capito? Tolto il compianto Valerio Evangelisti, penso che fosse
più unico che raro proprio. E, alla fine i guadagni non ce ne saranno, ma riscontri anche numerici. Cioè, qui parliamo di persone che se hai venduto 300 copie ti senti... 300 copie, signori, capito? Cioè, e dall'altra parte dice vorrei diventare come Herbert che ha fatto 1.600.000 copie con Dune, che relativamente è anche poco, anche quello. Stiamo parlando di un... come dire, di un evento epocale proprio, un qualche cosa che poi ci sarebbe pure tutto un discorso su Herbert, sul fatto che c'è stata, ritornando al discorso della, come dire, del valore intrinseco del libro, non so se l'hai mai sentito, c'è una storia che lui aveva, si dice che avesse scopiazzato, insomma, non sarà capito chi è che aveva scopiazzato che cosa con un altro romanzo suo contemporaneo. Okay. Cioè, capisci? No, non è uno scandalo, non è niente, ci sono delle similitudini, però capito? Raccontarci a noi che vogliamo scrivere, ma anche al lettore, per onestà intellettuale, la storiella del fatto che uno si sveglia e viene illuminato, proprio colto sulla via di Damasco dall'illuminazione del capolavoro, non è vera. Non è vera assolutamente. Tu scrivi quello che vuoi scrivere. E detto tra noi, fallo con umiltà, fallo con metodo, fallo con dedizione e tutto il resto. Quello che viene, viene. È brutto dirlo, ma è così. Quello che viene, viene. È per questo che mi rattristo quando vedo magari degli autori veramente, veramente promettenti che, come dire, fanno queste produzioni. Mi è capitato di leggerli questi romanzi italiani. Che però, come capita per esempio quando si fa la cosa, come si chiama, produzione di thriller polizieschi, li vedi che sono corrotti proprio da una visione cinematografica americana, capito? Che li omologa e dispiace, perché io non sto dicendo che la fantascienza italiana non è capace di originalità e che non osa ad essere originale, o almeno questa è la mia impressione, certo. Tutta qui. Certo. Ma non è colpa dell'autore, perché ritorno a dire, se l'autore vuole soltanto aspirare, povero illuso, a diventare qualche cosa, deve sapere che deve entrare in uno sgabuzzino che è già pieno di gente, capito? Gente che non se ne vuole andare, capisci? Okay. E per entrare la prima cosa che fa una persona dice quali sono le regole qui, capisci? Non è che può entrare a gamba tesa. Altre strade, sembra un circolo vizioso, un cane che si morde la coda, ma l'impressione è quella, capisci? È una letteratura che si avvilisce da sola, non riesco a capire. Sotto quel punto di vista io mi ritengo, come dire, un underdog, eccolo, sì, un perdente, un orgoglioso perdente. Okay. Va bene così, proprio così, va bene così. Considerando che il nostro presidente del consiglio si autodefinisce underdog, se ce l'ha fatta lei, al di là delle simpatie politiche, se ce l'ha fatta lei, insomma, ragazzi, resistete, andate avanti così, dite quello che volete dire, lasciate perdere gli americani, lasciate perdere. La posso dire, non modiate, lasciate perdere pure le fiere, le cose, perché questo presenzialismo sterile d'andare lì, sorridere, con il tuo incipit, non lo so, forse non... Guarda, stai parlando con uno che osanna le book perché mi ha permesso di fare, come dire, di fare le presentazioni... senza fare quelle dal vivo, ne ho fatta una in vita mia ed è stata terribile, capito? Cioè, te lo dico proprio con tutta franchezza, umiliante, cioè fare l'autografo alla copia data a mia madre, no, non lo farò mai più, è una cosa che scusa, è una cosa che non... no, mi piace. Mi piace molto che in realtà stai portando un punto di vista che appunto è personale, come hai detto tu, ma non potrebbe essere altrimenti, dato che insomma sei tu il protagonista in questo momento, quindi è giusto che tu porti la tua idea. Sto facendo un monologo terribile proprio, senza contraddittorio. No, anzi è piacevole ascoltarti perché appunto porti un punto di vista differente. È personale e anche su certe cose potremmo non essere d'accordo o potremmo vederle in maniera un po' differente, però comunque è bello ascoltare, secondo me, una persona che
ha proprio l'idea opposta, oppure, ma di base non è neanche così tanto opposta, in realtà stai dicendo delle cose che... Cioè, tutti quanti vogliamo veder fiorire un'industria creativa delle cose che ci piacciono, non strana, perché non dovremmo, no? Scusa, sì. Io personalmente devo dire che io, come tanti, sono differente, diffidente nei confronti della fantascienza italiana, perché purtroppo ha questa tara di dilettantismo. È brutto dirlo. Mi ci metto anch'io, per carità di Dio. Però è così, tu quando sai che è un italiano, ma cioè, parliamo in un contesto in cui i pionieri di Urania, mi sembra che intorno agli anni 70, quando accettavano di pubblicare un italiano, gli davano nom de plume, uno pseudonimo, capito? Sì. Gli chiamavano Kevin, una cosa così, capisci? Perché se no la triste realtà è che la gente non li prendeva seriamente. E ovviamente dovevi, come per i thriller, dovevi inventare il thriller a Chicago. Ecco, brava, proprio come il thriller. Il thriller è passato a questa sudditanza umiliante nei confronti del canone anglo-americano, a l'invasione delle serie nostrane. Dal simpatico sapore regionalistico, a partire dal Montalbano, dobbiamo trovare un nostro Montalbano, capisci? Uno che faccia scattare, faccia svanire il pregiudizio, perché anche prima, parliamoci chiaro, se un italiano voleva scrivere prima di Montalbano, doveva scrivere del detective di Chicago, capito? Del Bill Marlowe che fumava la sigaretta o un qualche cosa di simile. Se no, che scrivevi? Dell'omicidio in Val Sugana? No! Nessuno era credibile, capito? Cioè, ci poteva provare uno Sciascia, ma signori miei, insomma, qui stiamo parlando di, capito, di un'altra cosetta. È come Evangelisti, che è riuscito nel miracolo di rendere simpatico la figura più antipatica e terribile del mondo, l'inquisitore. Sembrava quasi che lui, quando torturava le persone, facesse il bene dell'umanità, capito? Tutto qua. E noi, allora, partiamo da questo presupposto. Se il poliziesco, anche nella sua declinazione più dozzinale, ce l'ha fatta, se noi ci guardiamo adesso con gusto Rocco Schiavone, Montalbano, i bastardi di Pizzo Falcone, tutte queste cose, la cui qualità può essere messa in discussione, che però c'è, è distribuita a livello nazionale, addirittura sulla TV generalista, la stessa identica cosa, soprattutto adesso che gli effetti speciali sono alla portata anche degli investitori meno forniti, per intenderci, o meno coraggiosi, e ce la può fare anche la cosa, come si chiama, la fantascienza italiana, ma non facendo tutti quanti le pecorelle dentro il recinto. Cioè, ognuno dovrebbe osare e dire una cavolata, capito? Tra tante cavolate, come la selezione naturale darwiniana, capito? Tra tante cavolate sbagliate, il sistema, il mercato selezionerà quella nuova, ma sarà nuova, appunto, capito? Ma solo così puoi sperare di riuscire da sto pantano, capito? Perché adesso soltanto, io te lo dico con tutta franchezza, la fantascienza italiana, siamo, perdonami, 4-5 persone che si leggono i libri l'uno con l'altro e ci diamo pacche sulle spalle dicendoci l'uno con l'altro quanto siamo bravi. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Poi chiudi il libro e dici, ma che schifezza ha fatto questo qui. Però non lo dici, non avvii una critica, capito? Non avvii una sfera dialettica. Non si cresce. Siamo immobilizzati, siamo dei pezzi di sardina congelati, fermi a non lo so a che anno. Scusami, ma... No, guarda, c'è Danny che ti dice che, appunto, sulle fiere non è d'accordo su quello che stavi dicendo prima delle fiere, l'occasione di incontrare e confrontarsi con persone che segui, anche solo scambiare quattro chiacchiere, per me è oro. Su questo, sì, è vero, io ho capito come la intendevi tu, su questo sono d'accordo con Danny, figuriamoci, vado a una fiera appena posso, sono in fiera, perché mi piace molto, 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 molto. Sì, molto, sì, ma io non sto dicendo che è il peccato originale, io sto dicendo che non puoi sperare che sia solo quello... Capito? Tu non puoi farti il tuo compitino e mettiti lì, ti segui tutte le fiere perché devi passare sotto banco. Cioè, è deprimente, capito? È un insulto a quello che hai scritto, per come la vedo io. Certo. Cioè, io non lo farei mai, forse è anche una questione caratteriale, insomma, come l'avrei capito, come dire, no, due spine ci sono.
No, guarda, la fiera è una conseguenza, nel senso tu hai scritto un libro, è una parte del percorso, non deve essere la parte fondamentale, centrale del percorso il partecipare alla fiera. Deve essere, brava, capito. Io ho scritto il mio libro, ora è giusto che mi, è giusto, insomma, se ho voglia, è giusto che mi, è bene, è giusto che mi confronti con il pubblico attraverso le fiere, attraverso internet, non col media che uno vuole. Sì, te l'ho detto, io ho avuto le mie esperienze, non mi hanno entusiasmato e magari adesso sto generalizzando da un particolare tutto mio. L'importante è che però, perché spesso e volentieri ho visto quei maestri di cinismo, capito? Come quelli che ti dicono iscriviti alla Holden. Ma che impari alla Holden? Praticamente non impari nulla, è soltanto che quando esci ti fanno una lettera di raccomandazione e puoi accedere alla casa editrice o alla gente che vuoi. Si fa così, ipotetico, nessuno mi denunci, io mi trascino in tribunale per quello che sto dicendo, capito? Tocca pianissimo, sì, esatto, capito? Non è assolutamente quello, non deve essere soltanto quello, non deve essere, perché se no stai facendo qualche cosa di serializzato e nei contenuti e nei metodi e nella distribuzione, capito? C'è bisogno di qualche cosa di rivoluzionario, qualche cosa di nuovo, di qualche cosa di mutageno che né io né nessun altro né nessuna scuola creativa può sapere. Però incominciate a scrivere cose diverse, cose audaci, cose che danno fastidio, buttatele dappertutto, basta cercare di entrare a forza dentro quello sgabuzzino, perché dentro quello sgabuzzino di cui dicevamo prima l'aria è puzzolente, è stantia, non si muove, capito? Scusa, sì, però... Guarda, io in realtà, cioè, ti devo chiedere scusa, io devo chiedere scusa a tutte le persone che vengono intervistate qui, perché io prometto sempre mezz'ora e invece sono una bugiarda patologica, cioè, no, ma stavolta è colpa mia, stavolta è colpa mia. Allora ho detto, che cosa, le 19:40 non è possibile, pensavo di essere rimasta indietro con l'orologio che non l'ho spostato, e invece no, mi dispiace perché io vi sequestro e mi dispiace. No, in questo caso ti ho sequestrato io, no. Cioè, la tua colpa è aver evocato il demone di cui prima. Però volevo chiudere appunto con una domanda che ci fa Leo, se vuoi, che è avere il parere di un esperto oggi è una cosa fondamentale se sei un esordiente, almeno per vedere se la storia regge ed è coinvolgente oppure no. Chiudiamo con la domanda di Leo. Poi se ci sono altre domande che le persone vogliono fare, la live rimane sempre sul canale YouTube, su Facebook e anche sul mio sito. Quindi se poi volete scrivere altre domande quando abbiamo chiuso la live, se poi Fabio piacere può... Certo, che scherzi. Sì. Basta che spiegami cosa devo fare, perché da buon semi-pseudo-boomer devo essere accompagnato per mano in queste cose. Allora, dicevo, il parere dell'esperto è fondamentale. Però, mi dispiace dirlo, la fantascienza italiana non ha raggiunto quel livello di evoluzione per cui si possano formare quelle forme, come dire, elevate di padri nobili. Nel senso, siamo tutti competitori ancora, giovani, esordienti e anche gli anziani. Non c'è, se togli veramente due nomi che non sto a trascinare in questa mia chiacchiera, non c'è un autore italiano che viene pubblicato in libreria. Perciò siamo tutti esordienti aspiranti. Perciò nel momento stesso che tu chiedi a una persona che ancora cova, come dire, aspirazione e tutto il resto, che consiglio vuoi che ti dà? Un punto di vista parziale, capito? Il punto di vista del praticone, dell'esperto, capito? È come se vai in un nuovo lavoro e chiedi all'anziano che sta sul posto come funzionano le cose, ma lui non ti potrà spiegare come si diventa ricchi, perché sta lì ancora, sta lì con te a fare il magazziniere, per esempio, capito? Senza nulla non togliere alla nobile professione del magazziniere, capito? Però se sta lì, cioè, lui ti potrà dire, ma sì, fai questo, fai quello, fai questo, fai questo, ma ti sta dando due o tre istruzioni per sopravvivere, non per sfondare. Per sfondare, e mi ricollego allo sproloquio che sto facendo da 1:10 ormai, bisogna tirare fuori qualcosa di nuovo, originale, a me verrebbe da dire letterario, ma è una mia visione. Se qualcuno riesce a creare una letteratura psichedelica, cioè, insomma, nessuno si immaginava il cyberpunk, capisci?
Eppure, eccolo lì, capito? Nessuno si immaginava che la gente avrebbe sbavato sognando la fine, tutte le declinazioni possibili della fine nel mondo, al punto da creare il sottogenere distopico. Eccolo lì, che ha spopolato su pure più piattaforme, dal cinema al fumetto, alla letteratura, ai videogiochi, ma quanti ne vuoi, capisci? Sì, sì, sì. Bisogna provare, tutto qua. Vero. Guarda, basta, non so se devo... Mi taccio. No, non so se devo... Allora, sì, per quanto riguarda gli autori, sì. Per avere il parere di un esperto, Leo, non so se intendi di un editor. Non lo so. Di un editor... Ragazzi, l'editor è una figura professionale con cui io ammetto di non aver avuto molto a che fare, ma non dico di seguire il mio esempio, è un mio... Sono probabilmente scettico o ancora abbastanza... Vabbè, comunque, non è questa la domanda. Io dico, è come se cerchi, non lo so, l'avvocato. È come se cerchi uno psicologo, capisci? Devi essere fortunato di trovare la persona che ti capisce, ti azzecca, bravo, competente, capito? È l'unico modo, è... provarne diversi. L'unica cosa che dico nel tentativo di rimanere, di non sembrare soltanto un pazzo che grida davanti a un cellulare, ma uno che fa un discorso coerente, è: se vi promettono il successo, vi stanno truffando. Ve lo dico proprio in tutta franchezza. Se vi dicono scrivi così perché è provato che così, no, se hai davanti addirittura Carver, cioè un signore scrittore non di fantascienza, lui nelle sue memorie ammetteva che si sentiva un po', come dire, un po' un truffatore quando faceva questi corsi di scrittura creativa, perché diceva: io vedo che loro mi chiedono certezze che io non posso dare, cioè loro mi dicono così va bene, così lo leggeranno, e come faccio io a dirtelo? Io ti posso dare il mio parere personale, ti posso mantenermi, come dire, su una valutazione estetica, tecnica, capisci? Anche grammaticale, sintattica, quello che vuoi, capito? Ma il risultato io non te lo posso dare, non posso dirti che piacerà a qualcuno. Tutto qui. Esatto. E insomma, lui era uno scrittore, capisci? Che, esatto. Che per via, però, dicevo, però io glielo dico, loro... hanno quegli occhioni affamati di certezze, capito? Per cui io mi vedo costretto, tra virgolette, a mentire loro, a dirgli sì, guarda che così va benissimo, vai tranquillo, perché, come dire, ci vuole anche l'incitazione, no? Allora, come l'ha raccontato Carver, è un magnifico aneddoto, come dire, di umanità. Quando davanti hai Tizio e Caio, che ha vinto il premio per la narrativa de Subiaco o della Sagra della Porchetta di Ariccia, e ti viene lì a sdottoriggiare, a pontificare, fai così, fai colà, no, ma anche no, e ce ne sono tantissimi tra editor, ce ne sono tantissimi tra sedicenti maestri di scuola creativa e tra agenti, gli agenti che fanno un po' tuttologi, no? Che fanno editor, correttore di bozza, salumieri, fanno tutto nel pacchetto, insomma. Vabbè. bisogna stare giustamente, come dici tu, attenti. Sì, attenti. Bisogna vedere bene di non affidarsi a mani che poi dopo... Esatto. Oppure perché il discorso è: nessuno si può permettere, o meglio, non tutti possono andare sparati a testa bassa e andare alla Holden o attirare l'attenzione della gente... Però ti rendi conto, con grande modestia, che sei grezzo, hai potenziale, sei grezzo e devi essere raffinato. Quello che dico io è di non affidarsi anima e corpo a quella persona, altrimenti quella fiammella di originalità, che io so che alberga in ogni scrittore, oltre all'ambizione di veder riconosciuto il proprio lavoro, quella fiammella si estingue. Perché te la estingue, te la contribuisce ad abbassare l'editor, perché dice fai così perché così funziona, te la contribuisce ad abbassare l'editore poi, perché ti dice guarda che sta roba non funziona, taglia 5 capitoli, e poi una volta che avrai pubblicato, quando farai il tuo passetto nella fiera o nell'editoria,
ti incomincerai a guardare accanto, ma quello ha pubblicato 3 libri, perché vedi, non scrive più Cyberpunk perché Cyberpunk non vende più, mi butto su lo young adult, sul distopico romance, capito? E alla fine quella fiammella. No, esatto, cioè un editor comunque non deve mai, come stava dicendo appunto anche Danny e anche Michele, tutto quanto, non devono mai permettersi di cambiare la voce dell'autore, di modificare la voce dell'autore, cioè ma il ce testo ne sono, della poesia deve essere, ma ce ne sono, te l'ho detto, quelli che fanno i pacchetti Lidl, i pacchetti famiglia, no? Ghostwriter, editor, agente, correttore di borsa, ti spazzo, ti spulisco casa, fanno tutti, tutto, ah, capito? Bisogna, no? Stare attenti a chi ci si affida, è molto importante questo. Esatto. Ok. Qui mi dispiace, cioè ti so... che abbiamo sforato, ma proprio bellamente. No, che dispiace, però... anzi, grazie per aver resistito. No, grazie davvero. A me, io mi sono divertita e tra l'altro hai dato un sacco di spunti onesti e sicuramente che saranno d'aiuto agli scrittori emergenti che stanno guardando adesso, che ci guarderanno anche dopo. Lo spero. Anche a me. E quindi io sono contenta. Anch'io, contentissimo. Contentissimo. È stata una bella esperienza. È stata una bella esperienza stimolante. La mia prima live. Oh, non si smette mai di... Guarda, c'è Luca che dice che sei stato breve e conciso. Io sì, come no, è la mia caratteristica, te l'ho detto, la mia opera prima 6 milioni di caratteri, perciò insomma, fai tu, insomma, 6 milioni di battute, scusa. Fai tu, no. È proprio un virus la logorrea. Non... Ti fanno i complimenti, dicendo appunto... Grazie a tutti. Saluta, bene. Io allora ti libero dalla live, però comunque ricordo appunto la live rimane sempre qui, poi dopo Fabio se avrà voglia e se avete delle domande da porgli poi magari risponde come un commento sotto Facebook, uguale, funziona. Perfetto, sì. Senza nessun problema, guarda Cristiano ti fa i complimenti, ti dice grande papà. grazie Cristiano. Grazie per la spiegazione, insomma sono tutti molto contenti. Quindi è stata un'ottima prima live. Sì. Ok, allora, guarda, lasciamolo con un minimo di promozione. Questa verve, se l'avete apprezzata, la ritroverete nei miei romanzi, perché solitamente faccio così, insomma, il discorso che facevamo prima del lasciarsi andare, capito? Esatto. Tutto. Quindi, se qualcuno volesse, insomma, come dire, poi contestare, criticare, partecipare, prontissimi. A me fa soltanto piacere se quello che scrivo viene letto. Sì, dai, alla fine basta quello, nel bene o nel male, dai. Sì, va bene. Grazie mille. Grazie a te e grazie a tutti quanti. Ciao, buona serata a tutti. Ciao.